GF15. Il gruppo invoca l'eliminazione di Aida e Adios e Favoloso diventa trend. I Delfini fanno appello al pubblico per eliminare Aida Nizar, Adios e Favoloso diventa trend topic su Twitter. A poche ore dall'attesa messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello 15, sembra che non si parli d'altro. Nel corso del nuovo daytime settimanale, il gruppo di Delfini ha esplicitamente fatto appello al pubblico, chiedendo l'eliminazione di Aida Nizar da reality show, e la risposta del popolo degli internauti non si è fatta attendere. Adios e Favoloso e il flop dell'hashtag Adios Aida, la guerra online tra i fandom ha inizio. Questo martedì va in onda la nuova diretta ufficiale del Grande Fratello, il reality show più seguito dal grande pubblico italiano, giunto quest'anno alla sua 15ª edizione consecutiva e condotto da Barbara D'Urso. La terza diretta del GF15 ha decretato la squalifica dal gioco di Bahie Dame, a seguito della violenza fisica e morale mossa da quest'ultimo nei riguardi della spagnola, e l'eliminazione di Patrizia Bonetti. Durante il nuovo daytime settimanale del reality show Capitolino, il gruppo ha fatto appello agli italiani, chiedendo al pubblico di esaudire una richiesta, ovvero quella di eliminare al televoto Aida Nizar, la quale è finita in nomination insieme a Simone Coccia, Alberto Mazzetti e Luigi Favoloso. Quest'ultimo ha risposto in daytime mandiamo in tendenza l'hashtag Adios Aida, a quanto asserito da Lucia Bramieri se solo i followers di ognuno di noi si unissero. Liberateci, rispetto all'ipotesi di eliminazione della magnetica Delfina spagnola Aida, formulata dal gruppo. Nella serata del 7 maggio 2018, l'hashtag Adios e Favoloso è diventato tendenza italiana su Twitter.